è giusto conoscermi solo come calciatore, perché io come allenatore ho fatto ben poco. Ho fatto eccellenza a Sora ho vinto con 80 punti, ho fatto la Serie D, mi sono salvato, ho fatto il corso a Coverciano e volevo trovare qualcosa in Lega Pro, ma se non porti lo sponsor non alleni. Se io sono a Trieste lo sponsor non l'ho portato, se no Marco non mi accettava, perché se portavi lo sponsor Marco non è che... Questa è una battuta mia. Cercavo una Lega Pro e non ci sono riuscito perché chiedevano tutti sto sponsor che va di moda oggi. Io Fatidico. non sono uno che porta lo sponsor, però voglio allenare. Il 28 dicembre ho ricevuto una telefonata dal Sulmona, è giusto che definisco la mia parentesi di allenatore. Eccellenza Sora Vittoria, Interregionale Sora Salvezza. Poi sono stato a casa, ho fatto il corso a Coverciano, 28 dicembre Sulmona smantellato, non c'era più un giocatore, società sparita. Mi hanno chiamato, io stavo a casa e come è giusto che sia, io per far vedere pure in giro che io ho il coraggio, non è che mi può chiamare il Milan, sono andato lì con 23 giocatori trovati per strada, sono retrocesso in parte, vabbè, ma me la piglio pure io, perché abbiamo perso lo spareggio con la Mitermina ai playout e siamo retrocessi, però avevo una squadra 94, 95, 96, però mi sono andato a mettere in discussione perché non potevo più aspettare sta Serie C, sto sponsor. Adesso mi arriva la grande occasione, come tutti gli ex calciatori sperano e aspettano. Per me questa è una chance importante che mi sta dando la Triestina, il direttore, il presidente. E io ecco, spero di riuscire a far bene. È una piazza importante, una piazza esigente, però l'unica cosa che posso dire è che chi va in campo deve mangiarsi l'erba, perché forse l'unica cosa che insegnerò è quella. Poi il calcio è un'altra cosa. I giocatori devono capire, chi viene a Trieste deve capire che è una piazza importante, non devono aver paura dello stadio, perché se arriva un giovane e entra allo stadio e vedo che trema, dico direttore mandalo a casa, perché non può giocare a calcio, che tu entri in questo stadio. Pure io sono entrato, anche se ho giocato a San Siro, cioè, mi ha fatto una bella sensazione, una bella emozione. Niente, io sono motivato e niente, però come curriculum io ho poca roba. Però se vado a guardare i miei ex colleghi, chi allena in Serie A, chi allena in Serie B, Pippi Inzaghi allena in Milan, ha fatto un anno di allievi, chi allena in Serie B, che non ha neanche allenato i Puccini, perciò io direi il curriculum lo lasciamo da parte, pensiamo al curriculum da calciatore e dove io sto avendo un'opportunità, un'occasione di far vedere se so fare l'allenatore. Se non lo so fare, me ne vado a casa e mi metterò a zappare, mi metterò a fare qualche altra cosa. Addirittura. No, che questa è un'occasione importante, perché a me chiamata la Serie D, ma per me non è la Serie D, per me, io ho ricevuto telefonate da direttore di Serie C, Serie B, complimenti, complimenti, perché per me questa per me è uno stadio, giornalisti, per me è il massimo partendo, però io volevo un'occasione, un'opportunità, ce l'ho avuta a 1000 km da casa, ma non è un problema, sono da stamattina in viaggio, ho entusiasmo e spero che sia la stessa cosa, perché qua se noi siamo tutti... Se non facciamo gruppo, giornalisti, tifosi, società, allenatore, perché se iniziamo a fare, i giornalisti stanno contro al presidente, qualcuno sta contro l'allenatore, non andiamo da nessuna parte, la Triestina morirà ancora così, come ha detto il presidente, dobbiamo stare tutti uniti, cercare di portare perlomeno la Triestina in Lega Pro. Questo è, però, Poi si vedrà. da parte mia, posso solo dirvi che sono motivato e ringrazio la società che mi dà questa opportunità. So che ci stava una fila per venire ad allenare a Trieste ed è giusto che sia così. Pure con un assegnetto in mano per entrare, perché ce ne stanno tanti, però io appunto ringrazio loro perché hanno scelto il mio carattere e adesso sta a me dimostrare e di cambiare la fiducia che Marco ha avuto nei confronti.